sono sicuro anche al contributo migliorativo che ne deriverà. È un testo certamente complesso, ha richiesto molto impegno, molta fatica, un lungo iter di elaborazione, supera l'entità di una tradizionale manovra economica, tanto per la portata della sua dotazione finanziaria, quanto per l'ampio spettro di interventi che in esso ritroverete. Sostegno è un concetto, un obiettivo che non deve essere incompatibile rispetto a quello di rilancio, al concetto di rilancio. Tutelare le reti di protezione sanitarie, sociali, economiche che proteggono i diritti costituzionalmente garantiti, che assicurano il benessere dei nostri cittadini, è fondamentale per la crescita. Soltanto garantendo questi presidi potremo cominciare a progettare, ricominciare a progettare con fiducia, con sicurezza l'Italia del domani. Accanto alla necessaria prosecuzione delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese, perciò abbiamo voluto concentrare risorse significative nei settori di maggiore interesse strategico per la crescita futura. Fra i principali vorrei ricordare la scuola, l'università, la ricerca, la sanità, il turismo, il settore edilizio. Un primo capitolo del decreto, che vale 5 miliardi di euro nel complesso, riguarda per buona parte gli interventi di potenziamento a beneficio del sistema sanitario, alcuni vi ho accennati, e poi anche interventi in favore delle forze dell'ordine e della protezione civile. Un altro corposo capitolo del decreto riguarda le misure a beneficio della protezione sociale, come la cassa integrazione, i sussidi di disoccupazione e le indennità varie per i lavoratori autonomi. Oltre a stanziare le risorse necessarie a questo scopo, il governo ha introdotto anche una disciplina drastica di semplificazione delle procedure di erogazione di questi strumenti. Ovviamente abbiamo visto tutti nelle scorse settimane in particolare come sono complessi i meccanismi burocratici legati alla cassa integrazione in deroga. D'altra parte erano procedure che si completavano anche nel giro di 4-5 mesi e che chiaramente sono questi tempi e queste normative non adeguate rispetto alla profondità dell'emergenza che stiamo vivendo. È per questo che nel decreto troverete una procedura semplificata, tramite la quale l'INPS potrà anticipare il 40% delle prestazioni all'atto della domanda da parte delle imprese senza passare per l'invio delle domande alle regioni. Devo ringraziare l'impegno della ministra Catalfo, perché grazie al suo impegno e tutti coloro che non sono stati coperti non solo per questa semplificazione, insieme al ministro Boccia ha lavorato con le regioni per mettere a punto questa procedura semplificata, ma anche perché per tutti coloro che non sono stati coperti da precedenti misure di sostegno e che quindi versano comunque in condizioni molto critiche, adesso ci sarà un reddito di emergenza, sarà erogato in due quote di entità variabile dai 400 agli 800 euro mensili a seconda dell'ampiezza del nucleo familiare. È stata inoltre introdotta su impulso della ministra Bellanova e poi ampiamente condivisa una norma che in presenza di determinate condizioni... Scusi senatrice, mi scusi Presidente, non si può fotografare. Scusi, prego. Una norma che in presenza di determinate condizioni consente di far emergere il lavoro sommerso nei settori dell'agricoltura e delle attività di sostegno familiari. La sospensione dei procedimenti penali non opera nei confronti dei datori di lavoro in presenza dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati di tratta, sfruttamento del lavoro. Il secondo ambito di intervento del decreto è quello relativo alle misure di sostegno alle imprese. Qui è un capitolo molto corposo, mobilita questo capitolo circa 15 miliardi di euro in termini maggiori di disavanzo attraverso aiuti a fondo perduto, sgravi fiscali, un ampio ventaglio di incentivi volti a sostenere la riapertura in sicurezza delle attività economiche. Per le imprese e per i professionisti che hanno conseguito nel 2019 un fatturato inferiore a 5 milioni di euro e che nel mese di aprile 2020 abbiano subito un calo del fatturato dei corrispettivi di almeno 2/3
rispetto al corrispondente mese aprile 2019 prevediamo contributi a fondo perduto. Fra le agevolazioni fiscali a beneficio delle imprese viene disposta inoltre l'esenzione del versamento del saldo IRAP, quello dovuto per il 2019 e anche l'acconto dovuto a giugno 2020, per tutte le imprese sino a con ricavi inferiori a 250 milioni di euro. È una misura che, tengo a ricordarlo, trattiene all'interno delle imprese 4 miliardi di liquidità a beneficio di oltre 2 milioni di contributi vari già sospesi, abbiamo già sospeso per i mesi di marzo, aprile, maggio. Sono previsti anche crediti d'imposta per adeguare gli ambienti di lavoro e per la loro sanificazione, per il rimborso degli affitti commerciali nei mesi di marzo, aprile, maggio, nonché un potenziamento del vigente credito d'imposta per la ricerca, lo sviluppo nel mezzogiorno. A beneficio di alberghi, pensioni, stabilimenti balneari viene poi abolito il versamento della prima rata dell'IMU, che verrà a scadere il 16 giugno, e per fornire un aiuto concreto a tutte le attività economiche il decreto dispone anche una riduzione del costo delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio di quest'anno. Tutelare la nostra struttura produttiva in questa difficile fase recessiva richiede uno sforzo ulteriore che valga a rafforzare la capitalizzazione delle nostre imprese per difenderne la competitività e la resilienza. Lo abbiamo fatto con significative agevolazioni fiscali. Vedrete che ci saranno veramente degli sconti notevoli per chi ricapitalizza. Inoltre, sempre per favorire il consolidamento delle PMI, il decreto interviene a istituire un apposito fondo affidato a Invitalia, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle PMI. È anche poi prevista la costituzione di un patrimonio destinato, abbiamo definito patrimonio rilancio, che attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti potrà impiegare risorse per il sostegno e il rilancio delle grandi imprese, questa volta, quelle strategiche, nel rispetto del quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato. Qualche giorno fa è stato definito il nuovo temporary framework aggiornato proprio per consentire aiuti di Stato altrimenti non concessi, non permessi. All'interno del decreto poi vi sono misure in favore delle famiglie, particolarmente di quelle con figli. In favore di questi ultimi abbiamo stanziato anche la somma di 150 milioni di euro per il 2020 al fine di potenziare e sostenere l'offerta di attività ludiche e ricreative a favore dei nostri piccoli. In secondo luogo, aumentiamo a 30 giorni i congedi di cui possono fruire i dipendenti, i genitori dipendenti del settore privato con figli minori di 12 anni, riconoscendo un'indennità pari al 50% della retribuzione ed estendendo l'arco temporale di fruizione fino al 31 luglio, sempre di quest'anno. Prevediamo poi misure specifiche per le persone con disabilità. Qui abbiamo dedicato una particolare attenzione a loro. Aumentiamo di 12 giornate i permessi retribuiti complessivi nei mesi di maggio e giugno delle persone con disabilità e dei loro familiari. Stanziamo 150 milioni di euro complessivi in favore del fondo per le non autosufficienze, del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive di sostegno, e di un nuovo fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali dedicate alle persone con disabilità. Ci sono poi altre misure di sostegno all'economia, non mi soffermo su di esse in dettaglio, richiederebbe troppo tempo, ma come ho anticipato il decreto contiene importanti misure volte a dare impulso alla crescita nei settori di maggiore interesse strategico. Grazie al suggerimento del sottosegretario Fraccaro abbiamo disposto nel decreto un super bonus che incentiva gli interventi di efficienza energetica degli edifici, di riduzione del rischio sismico e degli interventi connessi e relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per i veicoli elettrici. Per questi interventi i cittadini potranno beneficiare di una detrazione fiscale pari, pensate, al 110%
delle spese sostenute è fruibile in 5 anni, oppure in alternativa di uno sconto in fattura, la fattura è erogata dal fornitore, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta cedibile ad altri soggetti, siano essi banche e intermediari finanziari. Grazie a questa misura, le famiglie avranno la possibilità di risparmiare sul costo dell'energia, potranno realizzare nuovi impianti a zero costi. Riusciamo a dare un potente impulso in questo modo alle attività di ristrutturazione edilizia, agli investimenti privati nella sostenibilità ambientale. Il decreto poi dedica una particolare attenzione al turismo, è un comparto che mobilita oltre il 13% del nostro. Oltre al già citato taglio dell'IMU a beneficio di alberghi e stabilimenti balneari, mettiamo in campo un bonus vacanze per incentivare la domanda, che verrà riconosciuto alle famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro, sarà spendibile in ambito nazionale presso varie strutture ricettizie. Interveniamo anche con misure strutturali per sostenere il settore, come la creazione di un fondo turismo dotato di 50 milioni di euro per il 2020, di un fondo per la promozione del turismo in Italia con una dotazione di 30 milioni di euro, un ulteriore fondo dotato di 50 milioni di euro per aiutare le imprese ricettive e gli stabilimenti balneari a sostenere spese di sanificazione e di adeguamento alle misure di contenimento del virus. Siamo consapevoli che il turismo richiede ulteriori interventi. Ci riserviamo di attivare questi nuovi interventi non appena sarà definito il piano di finanziamenti alla ripresa in sede europea e, come sapete, questi sono dei giorni caldi per completare questo pacco di strumenti, questo pacchetto di strumenti a livello europeo. E non entro nel dettaglio di tanti altri interventi che abbiamo fatto e di misure di sostegno, ad esempio, per la cultura, il cinema, lo spettacolo, i teatri. Colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia. Scopriamo le bellezze che ancora non conosciamo. Torniamo a godere delle bellezze che già conosciamo. In questo modo contribuiremo anche in questo modo al rilancio della nostra economia. Guardando ancora più avanti, siamo convinti che non vi sia futuro per il nostro Paese senza investimenti ambiziosi nell'ambito della scuola, dell'università, della ricerca e della formazione. Sono ambiti cruciali che hanno ricevuto una attenta considerazione nel decreto rilancio. La gestione del rientro a scuola a settembre comporterà ingenti costi di organizzazione e le scorse settimane ci hanno mostrato l'importanza di aumentare la digitalizzazione dei nostri istituti e della nostra didattica. Proprio a questo fine stanziamo 1.400.000 euro a segnare 4.000 posti aggiuntivi da ricercatore, che vanno ad aggiungersi ai 1.600 già deliberati che avete trovato nella legge di bilancio del 2020. Ci consentiranno di potenziare il diritto allo studio e di investire in un grande programma di ricerca nazionale. A mia memoria è il più grande investimento fatto per la ricerca per l'università negli ultimi 20 anni e forse il più importante legato che consegniamo allo sviluppo del Paese. Ancora, il decreto prevede stanziamenti importanti per i comuni, interventi destinati all'export, e qui devo ringraziare il Ministro Di Maio perché sta lavorando molto per potenziare un programma attivato di sostegno all'export, alla tutela delle filiere in crisi per il settore agricolo e al sostegno del settore dei trasporti. Gli interventi sin qui disposti, ne siamo consapevoli, costituiscono una linea di protezione necessaria ma che non esaurisce le azioni da mettere in campo per riattivare l'economia del Paese. Sento la sofferenza che cresce e si diffonde nel Paese. Avverto le paure, le ansie, le inquietudini di tanti nostri concittadini, di quelli che dopo aver investito anni, energie nelle proprie attività commerciali, temono di vedere vanificati i loro sacrifici.
di chi non sa se nei prossimi mesi riuscirà a conservare il proprio posto di lavoro, teme di non poter assicurare sostentamento alla propria famiglia. Non mi sfuggono la gravità, la profondità di questa crisi, testimoniata anche da gesti forti, da iniziative come quella di riconsegnare le chiavi da parte di tanti piccoli commercianti, imprenditori, e anche dalle numerose lettere che ricevo quotidianamente da tanti cittadini. È una prova molto dura, dalla quale ci rialzeremo in fretta se ciascuno farà la propria parte, se riusciremo a coordinare gli sforzi e a creare la necessaria sinergia dell'intero sistema paese. Il sistema bancario, che pure sta offrendo la sua collaborazione, può fare la pubblica. Le norme che sono nel decreto legge, che state contribuendo a migliorare, consentono, soprattutto mi riferisco alle richieste, quelle inferiori a 25.000 euro, di erogare prestiti garantiti veramente in modo molto rapido. Eppure in molti casi gli istituti bancari non sono e non riescono a rispettare queste tempistiche. Mi giungono, e immagino anche a voi, numerose segnalazioni di casi in cui questo sta accadendo. È essenziale che le banche riescano ad allinearsi alle pratiche più efficienti, assicurando la liquidità garantita nei tempi più rapidi. Non possiamo consentire che le imprese, in questo momento in cui sono particolarmente vulnerabili, siano private del denaro necessario per garantire la continuità economica delle proprie attività. È una preoccupazione che ho condiviso personalmente anche in questi giorni con vari presidenti di Confcommercio, Confesercenti, vari esponenti delle varie categorie interessate, i quali pure mi hanno rappresentato le difficoltà delle categorie che rappresentano nell'ottenere queste risorse. Se le stime di crescita per l'anno in corso purtroppo non possono sorprenderci, ciò che deve preoccuparci è soprattutto, guardando al ritroso, e qui bisogna fare attenzione, quella dinamica di bassa crescita che il nostro paese ha sperimentato nell'ultimo decennio, quando abbiamo registrato un divario medio di oltre un punto percentuale rispetto alla media europea di crescita del PIL. Alla luce di questa eredità, non possiamo permettere in alcun modo che i divari socio-economici già ampi all'interno del continente fra diverse aree del nostro paese continuino ad accentuarsi. Il compito della politica tutta, è quello di lavorare per elaborare un ampio programma di rinascita economica e sociale insieme col contributo delle migliori energie del paese. E il primo tassello di questo progetto riformatore non può che essere una drastica semplificazione della macchina burocratica, un'architettura che a causa delle sue eccessive complessità ha rallentato oltre misura l'arrivo a destinazione delle risorse pubbliche stanziate, lo stiamo sperimentando in questi giorni, e quindi sta impedendo il rafforzamento del capitale infrastrutturale del Paese. A questo proposito, l'abbiamo già dichiarato pubblicamente, stiamo lavorando a un nuovo decreto legge. Sarà dedicato alla semplificazione amministrativa e burocratica e introdurrà molti elementi di novità per fornire all'Italia uno shock economico senza precedenti, in particolare nel settore delle infrastrutture. Considero questa riforma la madre di tutte le riforme, l'unica in grado di rilanciare la competitività. L'Italia non può più attendere ed è questo il momento della svolta. Se non riusciremo nell'opera di semplificazione, neppure in questa condizione di assoluta emergenza, dubito che riusciremo a farlo in futuro, che sarà possibile farlo in futuro.
Attivare il motore delle opere pubbliche è una priorità per tutte le forze di maggioranza che sostengono l'esecutivo, ma sono convinto anche che su questo troveremo un dialogo con le opposizioni. Alcune delle forze di maggioranza hanno già annunciato ed elaborato delle proposte molto articolate che troveranno senz'altro ampio spazio nel decreto. L'accelerazione dei cantieri. A riguardo prevediamo di definire un elenco prioritario di opere strategiche di grandi e medie dimensioni che potranno essere realizzate con un iter semplificato rispetto al quadro normativo vigente e, valutando laddove opportuno, la concessione di poteri derogatori senza che ciò faccia venire meno i controlli più rigorosi. Un attimo di pausa per il Premier Conte, che sta leggendo il suo discorso, l'informativa proprio al Senato, urgente, proprio sulle misure. La nuova fase. Sono io che devo tenere l'aula e basta. D'accordo? Dicevo, valutando la concessione di poteri derogatori, senza che ciò faccia venir meno i controlli più rigorosi, scusate. Per cortesia, un po' di silenzio. Richiamo del presidente Casellati al silenzio. Che assicurino piena trasparenza, tengano loro. Scusi, presidente, prego. Che assicurino piena trasparenza, tengano lontani gli appetiti delle infiltrazioni criminali. Vogliamo anche promuovere una rivoluzione culturale nella pubblica amministrazione affinché, pur in un'ottica di rigore, trasparenza, i funzionari pubblici possano essere quanto più possibile incentivati a sbloccare le opere e gli appalti pubblici, evitandone sul loro operato gravi un'eccessiva incertezza giuridica e regolamentare. Vogliamo rendere attrattivo, più attrattivo il nostro ordinamento a beneficio delle imprese. Abbiamo in animo di introdurre anche delle riforme per quanto riguarda il diritto societario, per modelli di governance più snelli, più efficienti, senza comprimere i diritti delle minoranze e favorendo la capitalizzazione delle imprese stesse. Ancora, un capitolo importante, mi avvio a conclusione perché effettivamente ho delle difficoltà adesso. Dell'innovazione. Riassumo molto sinteticamente, dobbiamo cercare di favorire la creatività imprenditoriale, organizzativa, sociale, dobbiamo potenziare la dotazione digitale delle nostre scuole. Abbiamo visto anche quanto è importante in questo periodo avere reti di connettività resilienti, capillari in tutto il territorio, anche per rendere possibile e migliorare il lavoro a distanza. Sono investimenti preziosi. Abbiamo tante eccellenze, le dobbiamo valorizzare, dobbiamo investire nel capitale umano, potenziando le strutture tecniche delle amministrazioni, la loro capacità progettuale, riducendo gli adempimenti ma migliorando i servizi al cittadino, rafforzando la cultura dei dati, della digitalizzazione dei processi. E poi, attenzione, un altro pilastro su cui dobbiamo concentrarci, l'inclusività. Il Paese è reduce da decenni di divari crescenti tra nord e sud, profonde diseguaglianze lo attraversano, diseguaglianze particolari di genere, nell'accesso al lavoro,
a causa di un basso tasso di partecipazione femminile. Dobbiamo eliminare alla radice questi ostacoli all'eguaglianza sociale e territoriale. Questo non è un lusso, è la precondizione per lo sviluppo futuro. Per evitare che entrambi i divari continuino ad ampliarsi è cruciale sfruttare al massimo le risorse europee per gli investimenti nella coesione territoriale e il rafforzamento delle infrastrutture e investire con decisione nelle politiche per la famiglia, l'infanzia, potenziando i progetti educativi e di cura anche col coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore e le misure di sostegno per le famiglie. E mettendo in campo politiche che diano maggiore accesso, visibilità a tutte le donne anche in questi ambiti. Devo riconoscere in quest'Aula che ancora poco, non abbastanza, abbiamo fatto per le famiglie, complice anche un quadro di finanza pubblica molto complesso e ovviamente anche a causa della pluralità degli interventi necessari per contenere i costi socio-economici del Covid-19. Dobbiamo proseguire col lavoro già avviato in vista del Family Act, coordinato dalla Ministra Bonetti, che ci potrà permettere di potenziare ulteriormente le misure economiche a sostegno della famiglia, della natalità. Dovrà aumentare l'impegno del Governo nel promuovere al massimo grado l'accessibilità, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, ma anche privati. La crisi del Covid-19, concludo, è stata e si sta rivelando una crisi profonda, violenta, drammatica. Ci restituisce il bisogno di una società che pone al centro del suo sistema di tutele la salute, la qualità della vita, i beni comuni. È una crisi che ci consegna una comunità nella quale la garanzia del benessere individuale ma anche collettivo non può più essere pensata come mero corollario dell'attività economica. Deve essere programmata quale precondizione dello sviluppo, che può anche essere fonte di crescita sostenuta se riusciremo ad affrontarla con soluzioni innovative e anche con la creatività che è nel nostro DNA, tipica del genere italico. Abbiamo di fronte un'opportunità storica. Possiamo sciogliere i nodi, rimuovere le incrostazioni che sin qui ci hanno impedito di produrre benessere diffuso per tutti i nostri cittadini, superando i punti di debolezza che hanno sin qui frenato lo sviluppo del Paese, in particolare dalla metà degli anni 90. Spetta a noi fare in modo che questa emergenza sia trasformata in opportunità. Non ci illudiamo affatto che sia una sfida facile, ma il nostro impegno sarà al massimo. Ci conforta la consapevolezza che l'Italia è un grande Paese, lo sappiamo bene noi, lo sanno anche tanti, tantissimi cittadini del mondo. Grazie. Per uscire dall'emergenza da coronavirus, tre parole d'ordine per un unico metodo, ha detto Conte: testare, tracciare e trattare. Bisogna progettare con fiducia, ha ribadito il Premier, l'Italia di domani bisognerà che punti su scuola, sanità, turismo ed edilizia con azioni costanti. L'Italia non può attendere, ha concluso, ci vuole una svolta. Ha chiesto di parlare il senatore Alfieri, ne ha facoltà per 5 minuti.